Umanesimo digitale, dialoghi sulle professioni del futuro. La trasformazione digitale sta avendo un'influenza diretta molto molto significativa, soprattutto per quanto concerne le grandi aziende, sui processi produttivi e i processi di sviluppo. Credo che sia importante, per fare una valutazione su quella che è l'applicazione del digitale, per esempio al settore della difesa e della sicurezza, partire da questo concetto, da questa verità ormai. La trasformazione digitale ha ormai influenzato qualunque tipo di azienda. Anche nel settore della difesa stiamo vedendo questo fenomeno di velocità di trasformazione delle aziende perché vengono cambiati nelle basi i processi aziendali. Non basta trasformare un'azienda dal punto di vista della catena produttiva o dell'information technology. Bisogna partire dal processo di progettazione e di produzione di questi apparati, perché tutto il mondo digitale sta influenzando proprio la maniera in cui si progettano determinate cose. Quindi influenza su processi produttivi e di sviluppo, ma anche influenza sulle skills, sulle competenze da mettere a sistema nella costruzione di questo modello che potremmo definire modello a rete, ma attraverso una rivisitazione dei paradigmi sostanziali di riferimento. Le competenze tecniche anche cambiano, e questo un po' è un fattore di novità, perché normalmente quando aumenta la connessione aumentano le soft skills, ma far cambiare radicalmente anche competenze di tipo tecnico, insomma, è una sfida grande. È una enorme sfida, perché le competenze devono evolvere più che cambiare, si devono adeguare a questo modello di rete. Quindi anche le aziende stanno diventando dei nodi di una rete, di un sistema industriale. Quindi noi ricerchiamo sicuramente competenze di skill tecniche diverse, quindi molto sul software, sul firmware, sull'intelligenza artificiale, ma anche a livello manageriale ci sono delle skills nuove, perché bisogna affrontare problemi molto più complessi. Essere un nodo di una rete implica anche una mentalità manageriale diversa. Bisogna essere più aperti al confronto con gli altri, per esempio. Allora, l'applicazione del digitale all'industria della sicurezza e della difesa sono ambiti della nostra vita pubblica, della dimensione collettiva, sempre ricchi di fascino e di mistero. Credo che la questione più rilevante sia sviluppare competenze specifiche in ambito di analisi e gestione dei dati, soprattutto quando parliamo di sicurezza e difesa. Sicuramente la mole di dati che oggi anche un sensore di difesa deve analizzare è quintuplicato. Quindi non basta avere dei tool di analisi dati, ma anche l'operatore che usa un apparato deve avere delle skill differenti. Sicuramente avere più dati dà più informazione, ma l'informazione bisogna saperla anche gestire. Quindi più sintesi dei dati, più aggregazione dei dati, e anche presentare a chi opera poi anche nel campo della difesa una, noi la chiamiamo una common operating picture, quindi una vera analisi dei dati e presentazione del problema. Una delle espressioni più abusate nell'ultimo periodo, ma non a torto, perché è evidentemente un problema, è quella di cyber security. Cosa vuol dire materialmente questo tema rispetto alla organizzazione del nuovo modello di gestione dell'industria della difesa e della sicurezza grazie all'innovazione del digitale? Il fatto di essere oggi tutti in una rete, quindi essere nodi di una rete, ci impone un'apertura verso gli altri nodi, altrimenti non si comunica. Quindi sistemi aperti sono sistemi più vulnerabili e quindi molto più delicati dal punto di vista della sicurezza, perché gli attacchi cyber sono giornalieri e quindi già dall'inizio noi tentiamo di sviluppare i nostri apparati in maniera aperta, ma poi cyber resilient, quindi resistenti ad attacchi cyber, e queste sono anche competenze molto difficili in questo momento da trovare sul mercato. Che vanno costruite anche grazie alle università. Umanesimo digitale, dialoghi sulle professioni del futuro.